Ciao bellissimi, come state? Tutto bene? Dai. Allora, oggi ho bisogno di voi nei commenti perché? Perché ho provato a montare questo video senza la musica di sottofondo, quindi sentirete il sottofondo naturale, le sfoglie che scricchiolano, il cane di Berto che ansima. E mi piacerebbe che voi scriveste nei commenti se questa versione di In giro con la foresta vi piace di più, vi piace di meno, è più noioso senza musica, è meglio senza musica. Insomma, visto che siamo ormai in 200, sarebbe bello avere dei feedback su quello che facciamo. Comunque vi lascio il video e ricordatevi di commentare quello che volete, insomma. Grazie. Adesso per i panni. Tranquillo, vediamo una cosa. Non vedo neanche il tuo schermo. Sì, no. Luna, vieni qua. Vieni qua, Luna, facciamo una bella ripresa. Vieni qua davanti. Qui. Luna. Allora, racconta una barzelletta. Vai, racconta una barzelletta. Vado. Vai. Allora, posso togliere la mascherina? Vai. Allora, c'è questo paziente, no? È lì in ospedale. Si sta risvegliando dal coma farmacologico perché ha avuto un'operazione, no? E si sveglia e lì c'è il medico di fianco, no? Si sveglia e il medico gli fa: salve, devo dirle una cosa. Io poi il paziente lo guarda: cosa è successo? Stavo incidendo sotto l'ombelico, sono scivolato e ho tagliato i testicoli. E allora il paziente apre gli occhi e dice: ma lei è un dottore incompetente, ma che cazzo fa? È stupido, un deficiente, un coglione? E lui fa al dottore: senti che parole per una signorina. No, dopo scendendo, però se non aveva più i freni e disse niente, proprio. Esatto, sono fintissimi. No, in realtà sono veri. Cioè, più di Harry sicuro. Cosa? Voglio baciarti. Non sarò mai a fuoco, vero? Invece sì, perché ti ho messo fuoco io! Minore, si prende i pezzi di legno e se li porta a casa. Le liane. Le liane? Non ti piacciono le liane? La mattina si vede altra gente che chiamo la... Mi fate ridere, non cado più! Oh! Che vedi, è un ramo che è cresciuto attorno a una staccionata tipo. Vieni qua. Davvero? Io vedi che ha preso il muso. E lo schnauzer. Sì. Bello. Grazie. Da vicino. Questo è un bel colore. Ciao bellissimo. Lo farò io. Dai, ciao. Ciao bellissimo. Lo farò voce alta. Dai. Luna però, silenzio. Luna. Allora, se devi fare coccole non piange. Ho paura che ci sia un sacco di gente.
Ciao bellissimi. Allora, questo non so dove siamo effettivamente, perché ho il depliant ma non c'è scritto neanche. So che siamo partiti da Casa Marini e abbiamo seguito il percorso numero 4 e siamo arrivati a questo monastero che non so come si chiama, non so di che anno è, e lo sa lui perché l'ha letto su Google, quindi vai Enrico, puoi pure esporre. Questo è il monastero degli Olivetani. Cioè? Allora, intanto vorrei partire col dire che la camminata era molto molto bella e ci sono stati dei colori molto belli. Infatti è consigliato di farlo in autunno. In autunno. Beh, tu mi prendi in giro. Allora, ci cioè sono delle cose belle da cinepresare. Lui ce n'è preso un rametto che è caduto sopra un altro rametto. Però è strano. Era un rametto caduto sopra una foglia che metteglielo adesso. Strana, vediamo se sì, ok. Se avrò voglia. Comunque questo è il monastero degli Olivetani. E gli Olivetani? Il percorso vai, è da Casa Marina. E si segue il percorso 4 per arrivare. L'ho appena detto. Stai ripetendo quello che ho già detto. Allora, questo monastero è del 1100, quindi del 1100, quando un eremita è venuto qui su e sul colle ha detto adesso costruisco un cazzo di monastero, quindi l'hanno costruito, poi hanno finito nel 1200. Non sentite disagio perché c'è della gente, Harry? Non sono a disagio, io sono sono praticamente normale. Dai, vai, continua. Ci sono stati un paio di restauri e attualmente nessuna setta satanica festeggia in questo monastero. Però qui c'è scritto lunghezza del percorso 5,7 km e io non penso che abbiamo fatto 5,7 km di percorso. No. Ne abbiamo fatti però. Io dirò tipo 3 e mezzo. Io non dico che ho avuto difficoltà, però... Beh, qui c'è scritto... aspetta, prima di cosa stavi dicendo, non hai avuto difficoltà però... Non ho avuto difficoltà, no. Però alcune salite c'erano che dicevi, okay. Vaffanculo. Beh, qui dice difficoltà nessuna. Questo percorso è indicato anche per persone diversamente abili, quindi Enrico... Forse se la tela era più facile. No. Mi dissocio. Quanto siamo? 1200? L'hai detto quanto sempre siamo? Ah... Vedi, il coso, l'eremita si chiamava Adamo, da Torreglia. Ma sono dei frati? Era un eremita da solo. Cioè, ha costruito un eremita da solo? E poi alcuni monaci benedicini. Ah, ok. Monaci cosa? Benedettini. Cappuccini? Benedettini. Comunque sul cielo non c'è scritto proprio niente qui, perché secondo me questo qui non è del... Vediamo, Luna! Vieni qua! Luna! Vieni qua un attimo. Vieni qua. Su. Ok, c'è un cane. Adesso ti posto. Sei stata libera anche tu. Sì, dei sassi con delle cose, sì. Sassi con delle cose. Passeggero, se pensi che nei fugaci fiori Oden han diletto i sensi, solo i bene dimori. E queste mura, occulto di penitenza albergo. Cosa significa? Non ho mica capito. È semplice, vuol dire che semplicemente... Sì, scusa. Questo è l'intro? No, cos'è? La fine. E l'intro qual è? L'intro l'abbiamo fatta su dicendo ciao bellissimi. Ah, è vero. Ok, prima che ci spenga la fotocamera, allora. Ehi, panca bestia, girati. Tantissimo, vero? Panca bestia. Quanto sembra un panca bestia? Senti che parole per una signorina. È tratta da una storia vera? Da parte proprio mia, personalmente. Luna? Martina? Ciao Martina! Cosa...